Nel 2014 l'ex poliziotto Enrico Rossi, ormai in pensione, rilascia un'intervista all'ANSA in cui parla di una sua indagine del 2011 su una lettera anonima del 2009 pervenuta ad un giornale. La lettera faceva riferimento a una fantomatica moto. Il testo era il seguente: quando riceverete questa lettera saranno trascorsi almeno 6 mesi dalla mia morte, come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto, e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi. Con me, alla guida della moto, un altro uomo proveniente, come me, da Torino. Il nostro compito era quello di proteggere le BR nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le cose. Ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la moto. È possibile che voglia farlo. Da allora non ci siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontrarlo ultimamente. L'anonimo forniva elementi per rintracciare il guidatore della Honda, il nome di una donna e di un negozio di Torino. Il quotidiano all'epoca passò alla questura la lettera per i nuovi riscontri. L'incarico fu passato a Rossi. Ma l'inchiesta subisce presto uno stop e viene avvocata a Roma dal magistrato Luigi Ciampoli. Il processo nasce da quella notizia fornita all'ANSA e dalle dichiarazioni rese da Enrico Rossi, poliziotto in quiescenza, al giornalista Cucchiarelli dell'ANSA. È semplicemente ad oggetto l'affermazione, la conferma o meno della notizia circa la moto Honda passata sul luogo dell'eccidio è considerata, definita come elemento di supporto se non di ausilio alle Brigate Rosse quali autrici dell'omicidio Moro. Vi è quindi l'ufficializzazione di una indagine che ho ritenuto poi necessario avocare, perché sulla base di questa dichiarazione del Rossi al giornalista Cucchiarelli si era immediatamente gonfiata questa notizia, trasformandola da una dichiarazione del Rossi che mirava ad affermare di non avere potuto continuare e proseguire le indagini ad un quasi interpretato impedimento a svolgere le indagini e a arrivare al risultato di una certezza che si dava ormai già per acquisita, ma non lo era affatto, di un appoggio, di una interpretazione di appoggio della moto Honda con a bordo due soggetti che erano agenti segreti dei servizi deviati italiani. Abbiamo avuto con il collega Lupacchini, abbiamo avuto di mira a controllare effettivamente ogni singolo particolare che poteva ritenersi sfuggito alle indagini precedenti, anche riferite al processo Moro. Per la verità, il quadro che abbiamo acquisito non era dei più incoraggianti. Individuare correttamente il ruolo del fissore, identificato come la persona che probabilmente nelle indagini di Torino poteva essere uno dei due occupanti la moto di grossa cilindrata. Di conseguenza allora abbiamo cominciato ad accertare, appurato che fosse un pilota, abbiamo cominciato ad accertare riscontrando gli orari sulla presenza di fissore in Roma la mattina della strage di Via Fani. Fissore non risulta essere venuto da atti ufficiali né da, anche controllando altri registri di presenza. Non è stato perché è stato tutto cancellato. Non siamo riusciti, però ecco, ci siamo andati a cercare sotto il profilo di una presenza nel famoso elenco di Gladio circa l'operazione o incarichi ricevuti in quella sede. Non siamo riusciti ad accertare perché i registri a quel punto erano cancellati.
professore, però, attraverso una indagine meticolosa sotto il profilo degli orari dei voli e delle partenze dall'aeroporto di Levantigi, risulta aver preso posto come passeggero in un aereo guidato dal Gallo da Levantigi a Ivrea, e successivamente Varese a Levantigi alle 17:15 dello stesso giorno di ritorno. Il giorno dell'attentato, ma questo non ci dà certezza circa la presenza di Fissore alle 8, alle 9, mentre l'orario è importante per riferirci al colonnello Guglielmi. Il colonnello Guglielmi viene identificato come una persona presente sul posto e dà giustificazione della sua presenza alle 9 di mattina per un invito ricevuto dal colonnello D'Ambrosio a casa sua per pranzo. Interrogato il colonnello D'Ambrosio, abbiamo appreso, viste le dichiarazioni del D'Ambrosio, abbiamo appreso che non soltanto non era stato invitato a pranzo, ma non era nemmeno prevista la sua visita, nemmeno a quella ora, assolutamente, e il colonnello Guglielmi si era presentato a casa sua in salutato ospite e dopo poco, assumendo con una dichiarazione che doveva lasciare la sua abitazione perché doveva essere successo a Roma qualcosa di grosso, aveva abbandonato casa sua ed era andato via. L'elenco di Gladio acquisito è di 622 persone, che sono tutte, quasi tutte, persone insignificanti sotto un certo profilo di indagine e assolutamente non sospettate o sospettabili di azioni criminali, tranne uno o due con qualche precedente penale, ma non di sostanza ulteriore. Ma è strano che nella struttura Gladio, al di fuori di questo elenco, giudicato da tutti assolutamente non influente, non decisivo, vi è poi dopo una constatazione e una scoperta di una struttura quasi fantasma collegata a Gladio, di cui facevano parte delle persone la cui identità, se non in pochissimi 4-5 casi, siamo riusciti a risalire attraverso una questa. E però questa struttura non risultava ufficiale e il ritrovamento dei loro fascicoli vuoti, ma soltanto con il nominativo, è stato giustificato all'epoca soltanto con una domanda, in ragione di una domanda di iscrizione a Gladio che non era poi, si era concretizzata mai in ulteriori passi e acquisizioni congiunte. Di questi 1900 nomi, una parte sono quelli che venivano chiamati negativi, cioè avevano delle caratteristiche tali per cui non li avremmo mai reclutati in nessun momento, o procedimenti penali o questioni ultrapolitiche, o c'era stato in mezzo anche, cioè tra questi nominativi c'era anche gente tipo Nardi, nome che credo che sia abbastanza noto a tutti. Un'altra parte di nominativi, sempre di questi 1909, invece erano tutti positivi, cioè gente che non aveva nessun problema di nessun tipo, che però non è stata reclutata. L'elenco consegnato in fretta e furia il 6 di novembre, in previsione del fatto che il Presidente del Consiglio doveva parlare due giorni dopo, non era stato completato, nel senso che non si era fatta questa verifica, cioè di quanti, pur essendo positivi, o non avevano aderito o non erano stati reclutati da noi per motivi diversi. Abbiamo, ecco, un dato estremamente importante, già poi nello scrupolo di accertare veramente come si fossero svolti i fatti, ci ha portato a ricostruire o tentare di ricostruire, sulla base di tutti gli sforzi operati, sia delle acquisizioni processuali, sia delle acquisizioni delle commissioni antimafia, sia
della ricostruzione operata attraverso il giornalista, il regista Martinelli, del regista Martinelli, ha portato a ricostruire la struttura quasi cinematografica dell'incidente. Martinelli, con riferimento anche al romanzo Piazza delle Cinque Lune, ha provato a ricostruire la scena del delitto, perché la configurazione del maresciallo Leonardi, attraverso la ricostruzione dei dati balistici e processuali, era quella di un personaggio che impugnava con la mano sinistra una pistola, un'arma, con il colpo in canna, ma appoggiata sulla coscia sinistra e in posizione leggermente tesa, spostata verso l'autista, il che faceva supporre che certamente magari stessero parlando. Questa è una prima deduzione che spiegherebbe perché Leonardi non ha reagito, non ha posto in essere nessuna azione. Leonardi non è stato sparato da sinistra, perché non poteva a quel punto nemmeno vedere da sinistra chi gli sparava, e aveva attinto il suo compagno di auto, ma è stato sparato da destra, il che è confermato dalla perizia balistica, che ha accertato che il colpo proveniva da, e con la traiettoria del proiettile aveva un andamento destra-sinistra leggermente alto-basso, e certamente non era stato esploso, non aveva attinto un corpo in stato di allerta, ma era in posizione assolutamente rilassata. Questo elemento è confortato da un ulteriore elemento, attraverso il quale, riscontrando l'integrità delle auto, è stato possibile smentire un ulteriore dato invece acclarato sempre, secondo il quale l'auto 130 presidenziale aveva tamponato più volte la macchina, la macchina targata CD, il corpo diplomatico 128, che se fosse stata tamponata avrebbe portato ad una ammaccatura sicuramente del cofano, del frontespizio della macchina presidenziale, ma soprattutto avrebbe determinato la rottura dei fendinebbia che, riferendosi al vecchio modello, erano all'esterno e non incorporati già nella struttura, nella maschera dell'auto, cosa che invece era rimasta intatta. Questo evidenziava quindi che la macchina si era fermata allo stesso, e quindi il tentativo che avrebbe determinato quindi un allertamento dei soggetti che occupavano la macchina nel tentativo di scansare e di vincolarsi non vi era stato, ma perché non avevano avuto tempo di avvertire l'imminenza di un pericolo e di un'azione criminosa di agguato nei loro confronti. Ulteriore elemento è quello della identificazione della moto Honda. Sotto questo profilo si erano pure molto affaticate le tentativi di ricostruzione, tanto da individuare poi per un certo periodo in tempo delle indagini gli occupanti della moto, secondo le dichiarazioni di Morucci, tali Peppo e Peppa, che una volta identificati nella loro vera identità sono stati assolutamente esclusi sia dalla polizia, ma anche sotto il profilo di un ripensamento, di una revisione e approfondimento della nostra identificazione, ha portato assolutamente a escludere non soltanto che loro fossero aderenti, ma probabilmente Peppo e Peppa erano altri due che poi furono identificati in un altro episodio, non di violenza nei confronti dell'occasione dell'eccidio Moro, ma in altra occasione. Non erano quindi Peppo e Peppa, e allora chi potevano essere questi due? Il fissore. Attenzione, sulla Honda vengono anche indicati i soggetti così descritti, inizialmente con colui che guidava a volto scoperto, dietro
uno con il mitra avvolto, con il volto coperto da un passamontagna. Nella successiva versione cambiano le posizioni dei soggetti nella dichiarazione del Marini e colui che seguiva, che era dietro nel sussellino posteriore, aveva delle sembianze che lo rendevano simile, molto somigliante a Edoardo De Filippo, laddove invece il guidatore aveva il passamontagna. Passamontagna che abbiamo ricostruito e siamo risaliti è di colore nero con una riga rossa. Lo stesso passamontagna notato dal figlio del giornalaio di Via Fani, che con in braccio un mitra che esplodeva colpi e sparava con una certa abilità e disinvoltura. Questo è quello che ha portato ad accertare sotto il profilo della identificazione dei due personaggi della Honda. Non c'è, perché in queste iniziali dichiarazioni poi portavano a identificare allora anche chi, quali fossero il numero delle Brigate Rosse, delle aderenti alle Brigate Rosse presenti sulla scena. Invece un riscontro, tra l'altro, che scaturisce da una ricostruzione delle dichiarazioni e delle osservazioni di Franceschini, abbiamo raggiunto certezza di come la ricostruzione e la presenza dei brigatisti sul luogo dovesse essere di gran lunga superiore a quella indicata. Franceschini indica nella presenza in occasione del sequestro Sossi, indica la presenza di 18 brigatisti e nella ricostruzione si apprende immediatamente che il sequestro Sossi non rappresentava di certo le difficoltà che presentava invece un'azione criminosa nei confronti dell'onorevole Moro. Invece, secondo una ricostruzione che parte e si sofferma sotto il profilo della conta dei bossoli esplosi, rapportandoli anche alla dichiarazione dei brigatisti, efficienza delle armi non compatibile con invece i numerosi proiettili reperiti. Tutto questo ha portato poi successivamente allora nella ricostruzione della scena, approfondendo poi anche il discorso delle persone presenti e nella individuazione anche del, non soltanto del colonnello Guglielmi, ma anche dell'uomo con il cappotto cammello, che è apparso essere invece il signor Barbaro. Subito dopo è arrivata una macchina che si è affiancata alla macchina che adesso so che era dell'onorevole presidente Moro. Si è affiancata, sono scesi due uomini. Hanno preso Moro e l'hanno messo nella loro macchina. Ecco, poi sono partiti. Sono partiti, mi sono passati a fianco e ha fatto seguito una moto di grossa cilindrata che ha fatto partire una sventagliata di mitra. A quel punto mi sono visto due persone, una riconoscibile perché era il ragazzo che era il titolare del giornalaio del quale verso tutte le mattine io mi recavo per prendere il giornale. L'altra chi era? Era un signore che non meglio identificato, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere, un signore molto distinto, con un cappotto color cammello e un flash che mi è rimasto nella mente, e di averlo visto in possesso di una paletta. Signor Barbaro, ieri sera ha sentito a Rosso e Nero la testimonianza del signor Marini. Sì. Lei si è riconosciuto nel personaggio con il cappotto di cammello? Non un cappotto, ma un giaccone di cammello. Sì, e com'è andata quel giorno del 16 marzo? Stavo uscendo di casa e prima della curva mi sono fermato perché ho sentito sparare. Dopodiché, dopo un po' di tempo, non sentendo più niente, sono sceso giù. Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina blu, una macchina scura seguita a una certa distanza da una moto. Ma lei palette della polizia in mano non ne aveva? No, palette io non ne avevo perché non faccio poliziotto, ne faccio... abito qui dietro e ho l'ufficio qui a via Mario Fani 109. Ecco, però qualcuno con la paletta c'era quella mattina. Nel frattempo in cui abbiamo fatto questo,
e dopo aver coperto il morto che stava per terra con un giornale, a 50 metri di distanza, circa lassù dove c'è quell'entrata a sinistra, si è fermata una macchina, un'alfetta bianca di quelle vecchie, dove è sceso gridando come un matto una persona con una paletta in mano e gridava a farli sconnesse, via di sé, proprio come un pazzo, eccetera. Cosa voleva da voi? Cosa vi ha detto? Niente, a noi ci ha detto di allontanarci immediatamente, eccetera. E nel mentre io stavo spiegando che c'era la persona a destra della macchina, quella sul sedile di sinistra, cioè, che stava respirando, mi ha dato uno spintone, mi ha buttato sopra una delle ringhiere lì, che mi ha fatto anche male a un dito. Barbaro era il titolare, che poi si comportava invece come una persona molto esperta del luogo. E Barbaro era il titolare di un locale, di una società, di un'azienda situata su un bar molto frequentato e quindi molto avviato di via Fani, bar nel quale sostavano la mattina gli agenti della scorta di Moro per prendere il caffè. Lo strano di questa ricostruzione, di questo elemento, è che il bar a cui mi riferisco era stato chiuso inopinatamente, malgrado il fiorente commercio delle vivande, era stato chiuso 2 anni circa prima della strage di Moro, però le strutture del bar, quindi le fioriere delle piante, le strutture anche di decorazione, erano rimaste inalterate e lasciate fuori, e così come era stato chiuso inopinatamente circa 2 anni prima, dopo qualche giorno inopinatamente aveva riaperto. Particolare, degno di nota, la stessa conduzione, era la conduzione del locale, era identica a quella precedente. E nessuna spiegazione è stata data mai del perché era stato chiuso prima ed si era riaperto dopo. Ma sopra questo locale, che dicevo che era chiuso al momento della strage di Moro, c'era questa società, questa ditta, occupata dal Barbaro, e il cui collaboratore da noi sentito ci ha precisato che in quei locali c'era anche un disinteresse per un'attività commerciale che era quella di fornitura di 3-4 grossi enti. Uno è l'ospedale Policlinico, l'altro il Gemelli, Banca d'Italia, eccetera, e Palazzo Giustiniani. Questo è importante. Palazzo Giustiniani, che erano i loro clienti, ma non vi era grande interesse dello svolgimento dell'attività commerciale. Frequentemente si vedevano, comparivano e frequentavano quel luogo, quei luoghi, quelle stanze, delle persone che non identificate, non erano di cui non sapeva il collaboratore nemmeno l'identità, che si riunivano poi o tra di loro in una stanza o anche con il direttore, stavano un poco lì a parlare e dopodiché andavano via. Contestualmente a questa individuazione abbiamo appreso, sempre per bocca del collaboratore del signor Barbaro, che il Barbaro si era anche preoccupato nello stesso periodo di aprire una nuova sede della società, della ditta, in via Fusco al Monte Mario, in un luogo panoramico che affacciava su via Pineta Sacchetti, in linea d'aria 2 chilometri di distanza, con vista sulla sede dell'AISE. Sentito a Rosso e Nero la testimonianza del signor Marini, sì. Lei si è riconosciuto nel personaggio con il cappotto di cammello? Non un cappotto, ma un giaccone di cammello. Sì, e com'è andata quel giorno del 16 marzo? Stavo uscendo di casa e prima della curva mi sono fermato perché ho sentito sparare. Dopodiché, dopo un po' di tempo,
non sentendo più niente, sono sceso giù. Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina blu, una macchina scura, seguita da più o meno a una certa distanza da una moto. Ma lei... Barbaro era il titolare, che poi si comportava invece come una persona molto esperta del luogo. E Barbaro era il titolare di un locale, di una società, di un'azienda situata su un bar molto frequentato e quindi molto avviato di via Fani, bar nel quale sostavano la mattina gli agenti della scorta di Moro per prendere il caffè. Lo strano di questa ricostruzione, di questo elemento, è che il bar a cui mi riferisco era stato chiuso inopinatamente, malgrado il fiorente commercio delle vivande, era stato chiuso 2 anni circa prima della strage di Moro, però le strutture del bar, quindi le fioriere delle piante, le strutture anche di decorazione, erano rimaste inalterate e lasciate fuori, e così come era stato chiuso inopinatamente circa 2 anni prima, dopo qualche giorno inopinatamente aveva riaperto. Particolare, degno di nota, la stessa conduzione, era la conduzione del locale, era identica a quella precedente. E nessuna spiegazione è stata data mai del perché era stato chiuso prima ed si era riaperto dopo. Ma sopra questo locale, che dicevo che era chiuso al momento della strage di Moro, c'era questa società, questa ditta, occupata dal Barbaro, e il cui collaboratore da noi sentito ci ha precisato che in quei locali c'era anche un disinteresse per un'attività commerciale, che era quella di fornitura di 3-4 grossi enti: uno è l'ospedale, il Policlinico, l'altro il Gemelli, Banca d'Italia, eccetera. E Palazzo Giustiniani. Questo è importante. Palazzo Giustiniani, che erano i loro clienti. Ma non vi era grande interesse dello svolgimento dell'attività commerciale. Frequentemente si vedevano, comparivano e frequentavano quel luogo, quei luoghi, quelle stanze, delle persone che non identificate, non erano di cui non sapeva il collaboratore nemmeno l'identità, che si riunivano poi o tra di loro in una stanza o anche con il direttore, stavano un poco lì a parlare e dopodiché andavano via. Contestualmente a questa individuazione abbiamo appreso, sempre per bocca del collaboratore, del signor Barbaro, che il Barbaro si era anche preoccupato nello stesso periodo di aprire una nuova sede della società, della ditta, in via Fusco al Monte Mario, in un luogo panoramico che affacciava su via Pineta Sacchetti, in linea d'aria a 2 chilometri di distanza, con vista sulla sede dell'AISE, oggi AISE, dei servizi. Ulteriore elemento è particolare, molto a mio avviso importante, è quello poi dopo della la parentela di Barbaro. Barbaro risulta essere il fratello il cognato del generale Stocchi Pastore. E non ho mai avuto grande dimestichezza con i cognati. Come? Deputato questo signore Barbaro, no, mi pare che non ci sia più. Non l'abbiamo trovato. Cosa forniva? Comunque forniva materiali per l'edilizia, e particolare e in più importante. Qual era la copertura, ecco?
Sì. La copertura era questa, forniva materiale per IVI cemento, per esempio, il che lascia anche supporre, dato il commercio mondiale del cemento, è un ulteriore punto interrogativo, perché in sede internazionale, nel commercio internazionale, il cemento... Scusate, però, se siamo zitti, grazie. Il cemento è come l'oro, erano attività di copertura evidentemente per la tutto questo. Non l'abbiamo trovato, è scomparso. Ah, è sì. Scomparso, è deceduto, capiremo poi. Vedremo, certo, esatto. Sì, forse c'è da chiarire qualcosa su sto pastore. Va bene. Il pastore era il comandante di Capo Marrargio. C'è da tener presente una serie di cose sotto questo profilo, perché l'esposizione che è stata fatta ha toccato puntualmente tutte le vicende e i personaggi, ma alcuni personaggi hanno una rilevanza non tanto in una visione d'assieme quanto singolarmente riguardati proprio nella loro specificità. Il Barbaro viene descritto da l'ingegner Marini, che è stato precedentemente indicato, quello che, a cui era stato sparato dalla persona in moto, come colui che intervenne sul luogo dell'eccidio, coprì con un giornale il corpo del povero Zizzi e contemporaneamente aveva in mano una paletta. E così lo descrive Marini. Era un signore che non meglio identificato, che non avevo mai avuto il piacere di conoscere, un signore molto distinto, con un cappotto color cammello e un flash che mi è rimasto nella mente, e di averlo visto in possesso di una paletta. Anni dopo i due vengono intervistati per la trasmissione Anno Zero Samarcanda, adesso non ricordo con precisione, di Santoro, e successivamente vengono intervistati nuovamente dal TG3, sia Marini che il Barbaro. Il Barbaro non nega di essere stato presente sul posto, nega piuttosto di aver avuto una paletta. D'altra parte però non può negare di aver preso una serie di iniziative che dimostravano la sua presenza fattiva nel regolare la situazione dopo che era avvenuto l'incidente. Ma lei palette della polizia in mano non ne aveva? No, palette io non ne avevo, perché non faccio poliziotto, ne faccio... abito qui dietro e ho l'ufficio qui a via Mario Fani 109. E soprattutto nell'intervista in questione chiama in causa un soggetto che nessuno ha mai individuato e che probabilmente non è mai esistito, che sarebbe arrivato a bordo di un'alfetta inveendo, spintonandolo, rompendogli un dito addirittura, e situazione insomma assolutamente fantasiosa, almeno per quelli che sono gli accertamenti che vennero immediatamente condotti anche sulle persone che furono trovate presenti in via Fani. Ecco, però qualcuno con la paletta c'era quella mattina. Nel frattempo in cui abbiamo fatto questo, e dopo aver coperto il morto che stava per terra con un giornale, a 50 metri di distanza, circa lassù, dove c'è quell'entrata a sinistra, si è fermata una macchina, un'alfetta bianca, di quelle vecchie, dove è sceso gridando come un matto una persona con una paletta in mano e gridava a farsi sconnesse, via di sé, proprio come un pazzo, eccetera. Cosa voleva da voi? Cosa vi ha detto? Niente, a noi ci ha detto di allontanarci immediatamente, eccetera. Nel mentre io stavo spiegando che c'era la persona a destra della macchina, quella sul sedile di sinistra, cioè, che stava respirando, mi ha dato uno spintone, mi ha buttato sopra una delle ringhiere lì, che mi ha fatto anche male a un dito. Il problema del dipendente collaboratore, che poi è stato il collaboratore Prodo, l'abbiamo ascoltato, come abbiamo ascoltato Marini, sì. Marini Alessandro, un ingegnere. Marini ha confermato.
confermato che fu sparato da quelli dell'Onda? Perbacco, perché tra l'altro su questo punto, e Marini lo ha precisato proprio davanti alla commissione stragi più volte, c'è la sentenza passata in giudicato di condanna nel primo processo Moro di coloro che spararono contro Marini, cioè delle persone individuate come autori. No, cioè è stato la condanna è in concorso, quindi colpisce le 9-13 persone che sono state indicate in due rate dal Morucci, ma in realtà c'è comunque il passaggio in giudicato di una sentenza per tentato omicidio, una condanna per tentato omicidio nei confronti di Marini, ed il tentato omicidio era costituito per l'appunto dall'essere stato il Marini oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte di chi si trovava a bordo della moto sul sellino posteriore. Subito dopo è arrivata una macchina che si è affiancata alla macchina che adesso so che era dell'onorevole presidente Moro. Si è affiancata, sono scesi due uomini. Hanno preso Moro e l'hanno messo nella loro macchina. Ecco, poi sono partiti. Sono partiti, mi sono passati a fianco e ha fatto seguito una moto di grossa cilindrata che ha fatto partire una sventagliata di mitra. Questo. L'altra cosa è quella appunto del barbaro, che oltre a questo atteggiamento autoritario sul posto eccetera, c'ha questa parentela che non è con un personaggio qualsiasi, ma è con colui che dirigeva Capo Marrargio. Ma soprattutto c'è una precisazione ulteriore da fare, che è stata data per acquisita, ma forse è bene ribadirlo perché resti a verbale. Il Capo Marrargio non è la sede di addestramento di Gladio, è la sede di addestramento di una serie di corpi più o meno ben individuati, più o meno appariscenti. Dopodiché c'è un'audizione, sempre davanti alla commissione stragi, di due magistrati della Procura della Repubblica militare di Padova, che sono coloro che per primi svolgono gli accertamenti su Gladio, i quali evidenziano come in questo campo si addestrassero dei paracadutisti che compaiono più volte, quantomeno come attività diciamo qualificante, in vari attentati delle Brigate Rosse, tra cui il sequestro Sossi. Nel sequestro Sossi vi è un paracadutista, tal Marra, il quale viene puntualmente descritto come uomo abituato ad uso di armi ed esplosivi. Dini e Benedetto Roberti. Sì, i due magistrati della Procura Generale di Padova. Marra era colui che sparò moltissimi, era abituato all'uso delle armi e che, pur non indicandolo, in quanto con tutta la cautela Franceschini dice non vorrei dire che fosse la stessa persona che si trovava in via Fani, però ha caratteristiche molto simili allo sparatore, al tiratore scelto che viene descritto da più persone che furono presenti, tra cui Lalli, il benzinaio, il giornalista, lo stesso Marini, ingegner Marini, che vedono quest'uomo che spara molti colpi e che i molti colpi sparati poi risultano dalla perizia balistica, perché una gran parte dei colpi vengono esplosi dalla stessa arma. Lei ha detto che un paracadutista è stato presente durante il sequestro Sossi? Sì. Però, ecco, un paracadutista dalle caratteristiche molto strane. Questo è accertato. E mi spiego. Questo paracadutista di cui parla Franceschini, tra i rapitori naturalmente, non venne identificato, e Franceschini è molto preciso sul punto, perché vi fu la confessione di uno dei partecipanti, Bonavita, Alfredo Bonavita. Bonavita, che è il primo pentito, perché mentre gli altri sono dissociati o irriducibili, stranamente dà i nomi di tutti coloro che parteciparono al sequestro Sossi, ma mette come operativo nel sequestro Moretti,
che invece era stato escluso dall'operazione, Bonavita non poteva ignorare questa circostanza, mentre doveva sapere chi aveva operato a fianco a lui. E Franceschini individua quest'uomo, indicato erroneamente, e poi bisognerà vedere perché c'è stata questa indicazione erronea da parte di Bonavita, come Moretti, che invece a quell'operazione fu estraneo, sia stato taciuto. E lì c'è stata tutta un'indagine condotta dalla commissione stragi e si è elaborata la figura dell'agente destabilizzante, proprio a proposito di questi soggetti che venivano infiltrati all'interno dell'organizzazione e che molto spesso furono coloro che deviarono in senso peggiorativo quelle che erano le decisioni già drastiche e sanguinose dell'organizzazione criminale. Quindi è una versione in bonis, perché Franceschini era infiltrato dal generale della Chiesa e che fu l'unico dei 19 che chiedeva di uccidere il giudice Sossi. Alla commissione. Questo che fosse uno dei 19. Signore Lubacchini ora, ha detto ora sostanzialmente non dice, la stessa cosa. Ora vorrei su questo essere preciso, visto che si chiama effettuali. Visto che si chiama in causa dalla Chiesa. Ecco, no, vorrei essere preciso su questo, perché Bonavì, cioè il Franceschini, di cui probabilmente dipende dai miei limiti culturali, non riesco a leggere le cose per quello che dicono probabilmente, ma non si riferisce a dalla Chiesa, bensì agli affari, al ministero, cioè bensì al gruppo di Federico Umberto D'Amato, che è cosa diversa da dalla Chiesa. Quindi a questo punto, la storia diventa un tantino da controllare. Perché un conto è l'ufficio affari interni di Federico Umberto D'Amato, un conto è il gruppo di Dalla Chiesa. L'infiltrato di Dalla Chiesa era il frate Mitra, cioè Girotto, esatto, che è persona diversa dal Marra. Quindi perché gli infiltrati furono più d'uno e furono diversi. Franceschini dice Marra e lo colloca come dipendente del Ministero dell'Interno, come persona dipendente del Ministero dell'Interno, e anzi c'è. Anzi dice che non lo sa nemmeno dove sia sparito e non capisce perché non sia stato incriminato al momento opportuno. Franceschini, interrogato dal magistrato, spiega al magistrato perché Marra non è stato mai arrestato e certo, gli dà la motivazione che ho riportato io. Io non sono in grado di dire se è vero o falsa. Sì, gli aggiunge che è di Quartoggiaro, un pescivendolo, sì, è quello che voleva che Sossi fosse ucciso. Sì. Dopodiché entra Girotto che conferma che Dalla Chiesa aveva infiltrato. Tutto vero quello che lei dice, ma il riferimento a Dalla Chiesa è, a mio avviso, per quello che ho letto io, fuorviante, perché il soggetto di riferimento è il commissario Musocco e quindi non uomo di Dalla Chiesa. Poi che Dalla Chiesa avesse i suoi infiltrati è un altro discorso, ma questa è una situazione verificabile, perché ovviamente si potranno mettere a confronto le varie dichiarazioni rese in commissione antimafia e scritte nel suo libro, perché anche lui scrive un libro di memorie, da Franceschini, nonché il rapporto a cui lei si riferisce sul pescivendolo e quant'altro del capitano Giraudo per la commissione stragi, che poi viene passato all'autorità giudiziaria milanese, che indaga sull'attentato a Sossi, cioè Torino, poi da Torino passa a Milano, ma sono soggetti diversi con riferimenti diversi, e comunque questo riferimento è sintomatico di una infiltrazione delle Brigate Rosse da parte di soggetti istituzionali o para-istituzionali. Allora, quindi sì, poi bisogna dimenticare che comunque il generale della Chiesa in due occasioni aveva, proprio sostanzialmente dichiarando di avere infiltrati, avvertito, si era preoccupato di avvertire e anzi aveva sollecitato ulteriori approfondimenti di indagini proprio sotto questo profilo di una presenza di una struttura
oscura, non certa, proprio anche che aveva cominciato a minacciare, aveva diciamo prospettato di compiere un'azione aggressiva nei confronti di un grosso uomo politico italiano, e questo avvertiva dalla Chiesa. E tutto questo sulla fonte Grifone aggiungerei ulteriormente Grifone, che l'informazione di dalla Chiesa era piuttosto precisa, perché indicava il fatto di un muratore, di un compagno muratore, non di un fratello muratore, un compagno muratore che sarebbe dovuto venire a Roma a realizzare una paratia all'interno di un appartamento, quindi evidentemente a creare una struttura cosiddetta prigione del popolo, come predisposta appunto era predisposta al fine di un sequestro di questa persona.